queste riprese sono belle, c'è questo affaccio alla piana di Sifari, da Saracena. Noi possiamo, questo paese abbarbicato sulla roccia, possiamo ammirare la pianura, il mare, dove poi lo sguardo si estende verso Corigliano, Rossano, ed è un bel panorama, una bella vista. Non possiamo non dimenticarci, non ci dobbiamo dimenticare della natura e di questo spettacolo che il Signore ci regala. Qui siamo in una piccola veranda della chiesa di San Leone, dove io vorrei brevemente condividere con voi alcune riflessioni, alcuni punti su un documento della Conferenza Episcopale Calabra, l'ennesimo. È un documento molto breve, sobrio, sono delle linee guida per un sentire e agire comuni del clero, dei consacrati e dei fedeli laici delle diocesi di Calabria, che ha questo titolo: No ad ogni forma di mafia. Due parti, la prima parte teologico-pastorale, la seconda parte ci sono delle linee guida a proposito del passato, del presente, del futuro, poi della zizzania mafiosa, poi più avanti ci sono delle linee guida a proposito delle feste religiose, della celebrazione dei sacramenti, più avanti c'è la proposta, la raccomandazione affinché ogni diocesi, ogni vescovo promulghi un decreto attuativo a proposito di queste linee guida. Sono diversi i documenti che sono stati scritti nell'ultimo decennio, in particolare c'è la nota pastorale del 2014, quando Papa Francesco venne in Calabria, venne proprio qui nella piana di Sibari e quando celebrò gridò dal pulpito chi è 'ndranghetista è scomunicato, chi è mafioso è scomunicato, proprio dalla piana di Sibari. È l'eco di quel grido di San Giovanni Paolo II nella Valle dei Templi, non uccidere, voi renderete conto a Dio. Quel famoso grido che rimane è uno spartiacque dove la Chiesa finalmente prende consapevolezza che non può essere complice, connivente con i mafiosi, con gli stili, con i comportamenti. E a proposito di questo documento, che io in questo breve video non posso assolutamente commentare, mi sento di esprimere alcune considerazioni. La prima considerazione è questa, che noi abbiamo bisogno di uno studio antropologico, storico, etico e anche poi ideologico-pastorale, se vogliamo capire e comprendere la complessità del fenomeno mafioso dell''ndrangheta, che è un fenomeno storico, c'è tutto un processo secolare che poi ha portato all'evoluzione di questa consorteria mafiosa. La seconda considerazione è che bisogna agire nella mentalità 'ndranghetista che c'è in Calabria. Gli stili, i comportamenti, gli atteggiamenti, ad esempio il clientelismo, il favoritismo, le raccomandazioni. Terza considerazione: la Chiesa, secondo me, la Chiesa calabrese, i vescovi dovrebbero ad un certo punto avere il coraggio di dire: abbiamo sbagliato, i nostri predecessori, a noi stessi. Nel passato ci sono state forme di connivenza, di complicità, non abbiamo avuto il coraggio di denunciare, di prendere le distanze. Io non condivido quando in questo documento si dice è compito delle istituzioni prevenire, reprimere. Sì, sono d'accordo, ma è compito anche della Chiesa, per la sua presenza capillare sul territorio, di evangelizzare e di promuovere l'uomo. Quarta considerazione. In questa considerazione c'è un tema particolare che mi colpisce, perché si propone, e questo grazie alla visita di Papa Francesco, ma pensate, Papa Francesco è venuto nel 2014, già negli anni 90 in Sicilia si insegnava un corso sulla mafia, e quindi quanti anni sono? Circa 25 anni.
dove noi abbiamo potuto prendere coscienza di alcune cose. E allora un corso negli istituti religiosi in Calabria, un corso nel seminario regionale, però questo corso è a fasi alterne. Non è un corso sistematico, è un corso così sporadico dove non è organizzato per bene. E questo che cosa sta a significare? Che ancora non si vogliono compiere passi coraggiosi per prendere di petto questo tema. Un pastore, capisco che non può avere una visione della realtà a 360 gradi, ma quando si tratta di 'ndrangheta deve avere una certa conoscenza. La mia proposta è di un corso sistematico, obbligatorio, di un corso ben articolato, di un corso che affronti la complessità del fenomeno dal punto di vista delle scienze umane, la psicologia, la pedagogia, l'antropologia e poi la storia, per arrivare anche a livello teologico pastorale, come affrontare, come aiutare le istituzioni, tenendo presente che noi abbiamo davanti l'uomo storico, l'uomo situato, l'uomo in quel contesto, in quella condizione ambientale e culturale. Vado alla conclusione. È un documento che possiamo leggere, va approfondito, va esplicitato nelle catechesi, nelle omelie, negli incontri, nei convegni, va riflettuto, ma è molto sobrio. Quando le chiese calabresi, tenendo presente che la Calabria è una regione complessa come dal punto di vista geantropico e anche morfologico, è molto complessa, l'andrangheta non è presente ovunque, è più presente nel Regino, si sta diffondendo, è forte nell'Ametino, nel Vibonese, nel Crotonese, si sta espandendo anche nel Cosentino. Quando le chiese calabresi faranno uno studio accurato, profondo, coraggioso, che può servire per le generazioni successive, non solo nel presente, perché o si decide, si fa una scelta definitiva una volta per tutte, oppure noi rimaniamo sempre indietro, gli altri fanno passi avanti più di noi e la Chiesa, che ha un ruolo storico, culturale, religioso, primario, abbandona dei temi che sono di una fondamentale importanza. Il nostro compito non è soltanto evangelizzare, ma il nostro compito è anche di promuovere l'uomo, tutto l'uomo.